domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Siamo praticamente ai piedi dello Zomaro, faccio prima salutare anche il mio ospite, buongiorno Pasquale Di Pietro. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli spettatori di Telemia. Temperatura rigida a Cittanova. Beh, non ci facciamo mancare niente. Allora, prima l'attualità, poi parleremo ovviamente con Pasquale del paese, di quello che è il paese. L'attualità cos'è? L'attualità, intanto, il Festival della Canzone Italiana. Ha vinto Ermal Meta, non senza polemiche direi io, visto l'accusa anche di plagio per quanto riguarda la canzone, una sorta di ritornello praticamente copiato da una vecchia canzone, si fa per dire, di 2 anni fa, dello stesso autore peraltro, e poi anche polemiche per quanto riguarda le giurie demoscopiche che hanno premiato ovviamente l'ondata, io lo chiamerei anche orda di giovani, insomma, perché insomma è andata abbastanza alla rinfusa su quella, non ricordo più nemmeno, ecco, Stato Sociale, si chiama appunto così il secondo posto, e Annalisa invece il terzo posto, il buon Ron con una canzone di praticamente tutta poesia, quella di Lucio Dalla, relegato, ahimè, al quarto, ahimè, ai lui anche al quarto posto. E l'attualità è anche lo sport, le Olimpiadi della Neve sono cominciate per i colori italiani non tanto bene, anche nella prova di ieri per quanto riguarda il biathlon, mentre oggi meglio con Carolina Costa che è seconda nella prova di figura, però a squadre, l'Italia invece nel complessivo è quinta al momento, ma con buone prospettive di medaglie. Annullata invece la discesa libera che era prevista per questa mattina, spostata al venerdì. Allora, cominciamo adesso a tornare qui sul territorio, andiamo a parlare di Cittanova con la scheda, andiamo a vederla. Cittanova è un comune italiano di 10.307 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria. Posto alle pendici dell'Aspromonte e prospiciente la piana di Gioia Tauro, è caratterizzato dalla presenza di numerose chiese e palazzi ottocenteschi e da un parco pubblico che si estende per 2,65 ettari. La cittadina si trova ai piedi dell'Aspromonte, su terreni quaternati, alluvionali, costituiti da sabbie e ghiaia incoerenti che coprono gli ampi terrazzi di gradanti verso il Golfo di Gioia. Cittanova domina la piana di Gioia Tauro dalla terrazza più alta, quella confinante col massiccio delle serre. I corsi d'acqua principali sono le Fiumare Serra e Vacale. Per convenzione storica, la nascita di questa cittadina è collocata il 12 agosto del 1618, forse 17, data di emanazione del bando di edificazione del nuovo casale di Cortolali, ad opera del primo principe di Gerace, Girolamo Grimaldi. Il nuovo casale, in seguito denominato col più semplice Casal Nuovo, nelle intenzioni del feudatario doveva raccogliere le popolazioni dei villaggi dei suoi latifondi, precedentemente presenti nei dintorni, ma spopolati dai terremoti e dalle epidemie. Il 5 febbraio del 1783 un sisma di incredibile potenza denominato il Flagello distrusse completamente il paese, causando 2017 vittime. Casal Nuovo venne comunque ricostruito sullo stesso sito e ricominciò a espandersi, tanto che nel 1807 i francesi disposero che divenisse capoluogo. Il 1 gennaio del 1842 il circondario di Casal Nuovo fu diviso in due circondari distinti, l'uno formato da Casal Nuovo, l'altro composto dal comune di Radicena, dal comune di Adrionoli e dai villaggi di San Martino e Terranova. Il 1 aprile del 1852, con decreto numero 129 di Ferdinando II di Borbone, su istanza del Tucurianato, il 1 aprile 1852, con decreto numero 129 di Ferdinando II di Borbone, il comune assunse il nome di Cittanova, in seguito semplificato in Cittanova. Allora, siamo tornati in piazza desolatamente vuota, ma fa freddo anche, giusto dirlo. Avremo 5 gradi questa mattina qui a Cittanova, adesso siamo ai piedi di una montagna. Beh, la prima domanda che ti faccio è Sanremo, l'hai visto? No, io non l'ho visto. Sanremo non è una cosa che mi entusiasma, andrò controcorrente rispetto ai 10 milioni di italiani che si incollano alla televisione, ma da qualche anno Sanremo ormai non rientra tra le mie priorità. Ho seguito qualcosa, soprattutto la polemica che dicevi tu prima sul plagio di chi poi
ha vinto, ecco, mi pare una cosa un po' troppo costruita, ecco, non voglio dire altro. La canzone è bellissima, però. Ci mancherebbe, non mi permetto di discutere la canzone. Tra l'altro, la direzione artistica di quest'anno affidata, credo, alla persona più indicata, un artista a tutto tondo come Claudio Baglioni, non si può discutere assolutamente. Diciamo che ha fatto anche la nostra infanzia, quindi sì, siamo affezionati a Baglioni. Perfetto, sulla qualità, ma a me pare che Sanremo ormai sia troppa commercializzazione e poca arte, ecco. Sarà una mia impressione, ma la vedo così, per questo diciamo non mi entusiasma e ho preferito dedicarmi ad altro. Allora no, io avrei dato qualcosa in più alla Vanoni, anche come donna di Sanremo, ma come signora della canzone italiana, anche perché è un bel testo. Beh, anch'io, vista l'età, come dicevi tu prima, ecco, la Vanoni ha segnato un po' parecchia epoca della nostra vita, quindi la Vanoni sicuramente, per quelli che sono i miei gusti personali, ecco, non, però dobbiamo tenere conto, siamo nel 2018, probabilmente i gusti siamo invecchiati noi. Siamo noi ad essere invecchiati, esatto. Insomma, tre ex Pu che finiscono nelle retrovie anche loro. Sì, sì, ecco, questo ti dà, come dire, il senso di quello che... Ecco, fatica a fare un paragone tra Robby Facchinetti e lo Stato Sociale. Ecco. No, ma noi che abbiamo, come dire, percorso insieme a loro parecchi anni, ai noi, parecchi anni della 30, loro... 40. Parecchi anni della loro carriera, ecco, abbiamo delle difficoltà a capire cosa c'entrasse sul palco alcune figure rispetto ad altre, effettivamente. Ecco perché ti dicevo, non mi entusiasma Sanremo, ma sarà un mio limite, ecco, non... Però vedete, amici telespettatori, tutti dicono non lo vedono, però è preparato, sa tutto sull'ultima edizione del festival. No. Faccio tutto in diretta, aspetta. Sì. No, è il bello della diretta. È caduto il giornale. È il bello della diretta. No, non l'ho visto. Ho seguito qualcosa perché poi leggiamo anche per dovere, lo sai che dobbiamo leggere, dobbiamo seguire, ma non, come dire, non mi sono incollato alla televisione. Ti dico la verità, ho preso un vecchio libro di Saverio Strati e l'ho riletto dopo parecchi anni. Ecco, qual era? Quello che ho fatto. Ho riletto tutte le novelle di Saverio Strati. Il mio preferito è sempre Di Biettascia, comunque. L'ho riletto con grande piacere. Allora, parliamo adesso di sport. Cioè, sono le Olimpiadi della Neve, tu sei un appassionato o no? No, non particolarmente. Seguo, logicamente, come tutto lo sport, seguo soprattutto gli italiani, ma questa Olimpiade l'ho seguita soprattutto perché mi ha colpito molto, diciamo, più l'aspetto politico, ecco, l'incontro fra le due Coree è un segnale, un grande segnale, veramente non me l'aspetto. Mi piace dire l'incontro della Corea, un'unica sì, nazione. Ecco, magari sì, noi non conosciamo, almeno io, però ecco, mi è piaciuto molto che ci sia stata questa stretta di mano, questi incontri che danno il segno di una distensione che altrimenti non si leggerebbe nei fatti. Invece, a quanto pare, ecco, non è tutto quello, l'apparenza molte volte, come dire, a noi che siamo milioni di chilometri lontani non dà il senso di quello che poi effettivamente è lo stato delle cose. Probabilmente, ecco, la Corea si sta avviando verso un percorso di pacificazione che forse a noi sfugge. Se le grandi potenze non interferiscono, probabilmente può darsi che ci sia un percorso che porterà, non dico all'unificazione, ma comunque ad un periodo di serenità. No, era impensabile anche per la Germania, no? Certamente, ecco, la caduta del muro è stato uno di quegli eventi che nella storia dell'umanità non ti aspetti e poi improvvisamente ti colpiscono. Chissà che queste Olimpiadi non siano la svolta come lo fu il muro di Brandeburgo, non possiamo dirlo. Siamo in una fase di disgelo e questo è molto molto importante. Il fatto stesso che si fanno squadre comuni, vedi quella dell'hockey, è già una cosa molto importante, anche se sono il fanalino di coda, però l'importante è lo spirito olimpico, che è quello di Coubertin partecipare. Disgelo alle Olimpiadi invernali con questo freddo di stamattina, insomma. però effettivamente, ecco, lo spirito delle Olimpiadi sono nate con questo obiettivo ed è bene che ogni tanto ci ricordiamo che lo sport deve affratellare, lo sport deve unire, non deve dividere. Quando lo sport è strumento di unificazione e di pacificazione, bene, significa che forse coglie nel segno e coglie quello che è uno degli obiettivi prioritari di chi fa sport, per, ecco, con la S maiuscola. E adesso entriamo a Cittanova. Tanto mi preme ringraziare l'assessore Guerrisi, che si è data decisamente molto da fare, ci ha dato una grande mano per organizzare questa missione di oggi, in primis lei, e poi parliamo adesso del paese, parliamo di Cittanova.
Sì, Cittanova, tu lo conosci bene, gli spettatori di Telemia, pure perché voi con grande garbo seguite un po' tutto quello che si fa a Cittanova, i grandi eventi, dalle celebrazioni pasquali a Cittanova Floreale, agli incontri di cartello che la squadra di calcio. Oggi ce n'è uno, c'è un bel derby. Oggi c'è un derby con la Vibonese che è partita la giornata giallorossa, grande, grande partita. Seguite un po' tutto, seguite i grandi eventi anche culturali, il teatro, la musica, i grandi appuntamenti. Avete due belle stagioni qui teatrali. Sì, si sta per chiudere. Più fuori programma Massimo Ranieri e si chiuderà la stagione teatrale, poi sta per cominciare il Teatro Brillante, che è un invernacolo, sì questa sta per cominciare questo invernacolo, 8 appuntamenti tutti di assoluta qualità e di grande livello, per organizzati dalla Bottega del Sorriso, la Bottega del Sorriso che organizza anche una delle due associazioni che avete di teatro qui. Sì, ce n'è anche qualcun'altra, ma le due associazioni che in questo momento sono operative sul piano organizzativo sono Calomena, che ha organizzato una stagione teatrale che obiettivamente ha proiettato Cittanova sicuramente ai vertici del panorama culturale regionale, senza dubbio, perché è stata una bella struttura, una stagione straordinaria, sì, sold out tutte le sere, quindi poi chiuderà Massimo Ranieri, ancora mi vengono i brividi a pensare come si farà a gestire Massimo Ranieri in teatro a Cittanova, però insomma è una bella cosa. E poi ripeto, sta per cominciare il Teatro Popolare, ma in ogni caso ci sono una serie di appuntamenti non ancora. Lasciami citare anche Ridiamoci Sopra, sennò poi mi prendo la rimproverata, sono amici carissimi. Assolutamente sì, ripeto, non sono in questo momento sulla stagione, ma un'associazione, c'è anche un'altra associazione teatrale che ha fatto una bellissima rappresentazione un mese fa, insomma è molto... C'è un fermento culturale importante. Un fermento molto molto importante, l'associazionismo ha un ruolo veramente dinamico, non è un associazionismo di maniera, sono persone che veramente prestano la loro attività volontariamente per la crescita culturale e per la crescita sociale di questo paese. Ecco, su questo punta Cittanova, e stavo per accennarti che ci sono una serie di eventi non ancora programmati nel dettaglio, ma che sono in itinere, perché il 2018 si celebra il 400° anniversario della fondazione di Cittanova, quindi l'anno 2018 si sarà dedicato a queste celebrazioni che non sono ancora, ripeto, programmate nel dettaglio, ma verranno parecchi appuntamenti che ricorderanno i nostri eroi e martiri, da Teresa Gullace ai caduti del 20 febbraio, del bombardamento aereo del 20 febbraio del 1943, ricorderemo un profilo di Teresa Gullace, cavaliere Teresa Talotta Gullace, l'eroina martire della resistenza che è caduta morta per mano nazista quando stava protestando contro l'arresto del marito, e poi è la figura che ha ispirato il film Roma città aperta, che è uno dei capolavori del neorealismo italiano, tra l'altro oggi e ora è stato anche il film, è stato, come dire, ristrutturato, è restaurato e quindi credo che sia in circolo nella versione nuova. E Cittanova ricorderà Teresa Talotta Gullace con un monumento e ricorderà i caduti del 20 febbraio del 1943 cogliendo l'occasione del 400° anniversario, quindi sarà in questo contesto altre iniziative, tra cui queste, perché intende perpetuare la memoria anche di fatti tragici, però la memoria deve essere, come dire, tramandata ai più giovani, perché deve servire da monito e deve servire anche da esempio per una crescita equilibrata dei nostri giovani. Allora, intanto l'attualità, torniamo al giornale prima di fare la prima pausa, a fare un giro attraverso le aziende importanti di Cittanova che ci hanno dato una mano per la puntata di oggi. E la prima pagina è un fatto tragico, purtroppo, ucciso per vendetta dopo 20 anni, resta il punto di domanda. Ci dobbiamo avvicinare, Pasquale, andiamo vicino alla telecamera, così possiamo inquadrare anche il giornale, eccolo qui.
Lo puoi leggere, ti dispiace, facciamo tutto in diretta, così io leggo per i nostri telespettatori cosa oggi riporta Gazzetta del Sud. Ucciso per vendetta dopo 20 anni, Varapodio, Bruno Muratore, 66 anni, di Oppido Mamertina, assassinato dopo con una fucilata al volto in un uliveto. Aveva scontato una lunga pena per l'omicidio di Madafferi, da poco era tornato in libertà. Quindi si ipotizza appunto il fatto della vendetta. Taglio Alto invece, dato per morto, preso in Romania, Rosano, l'imprenditore Pasquale Ariganello era ricercato dal 2011, è stato arrestato ieri. E poi quanto è accaduto l'altra notte, scossa tellurica nel cuore dell'Aspromonte, che ha fatto tremare praticamente mezza Calabria, perché è stato avvertito anche nel Vibonese, terremoto in Aspromonte, scuote lo stretto, scossa 3.7 Richter, quindi abbastanza forte, ma soprattutto la profondità è relativamente bassa, perché è intorno ai 16 km, quindi avvertita in un'ampia area. Apriamo un attimo la prima pagina, così, eccola, andiamo sulla spalla di Gazzetta, un fatto che ha scosso l'opinione pubblica di Stilo, provincia di Reggio Calabria, che ha colpito peraltro il figlio di un nostro collega, di Franco Sorgiovanni, a cui va la nostra solidarietà insieme al figlio ovviamente, colpi di pistola contro l'auto di consigliere comunale, appunto il figlio di Franco, che è consigliere di minoranza in quel di Stilo. C'è un ampio servizio che troverete sul nostro sito telemia.it per chi volesse approfondire. Poi Gioia Rosarno travolto da un treno, forse un suicidio, e poi Locri Siderno, la possibile unificazione vista dai cittadini, c'è una sorta di servizio con tanto interviste all'interno. Il taglio centrale è dedicato al festival, vedete, al Metamoro, il festival boom di Baglioni, con boom di ascolti ma anche di consensi dal punto di vista critico. Al secondo posto ha vinto il Malmeta, ancora insieme a Moro, secondo posto invece lo Stato Sociale, terza Annalisa, i commenti ve li abbiamo fatti prima. Quindi 15.000 macerata contro il razzismo, la manifestazione pacifica che è avvenuta ieri, sospiro di sollievo, tutto liscio nel centro storico presidiato dalle forze dell'ordine. Per quanto riguarda il calcio, la Serie A, intanto prima la Serie A, il sorpasso del Napoli sulla Juve che rifila un poker alla Lazio 4-1, il Crotone un buon pari in casa ma aveva accarezzato la vittoria che l'avrebbe proiettata in zone più sicure, ad ogni modo il Crotone è a più 4 sulla spalla in piena zona salvezza, quindi al momento è salvo, però mancano ovviamente tante partite. E poi la giornata di oggi, quella sportiva, con il seguito delle partite che faremo nel pomeriggio con Domenica in campo. Ci fermiamo un attimo, intanto è arrivato il sole, questo è un buon auspicio, mitica un po' il freddo del mattino, andiamo a fare un giro attraverso le aziende di Cittanova, torneremo tra qualche minuto qui dalla piazza. Eccoci su Cittanova, andiamo all'auto Avenoso, vendita di auto, plurimarche, Skoda innanzitutto, ma anche questo gioiello che vi stiamo proponendo della tecnologia indiana. Eccola qui, prezzo e qualità vanno decisamente a braccetto per questo SUV importante ed imponente che state vedendo in questo momento. Mahindra è il marchio importante che vi stavo dicendo e viene proposto appunto da Avenoso in questo periodo a prezzo decisamente vantaggioso, ed è un marchio che sta andando veramente a ruba. Ancora altre immagini che ci arrivano dal Centrauto Avenoso qui su Cittanova, plurimarche come dicevo, Fiat, Lancia e non solo, anche Skoda ovviamente, Audi e tanto altro, come Volkswagen, marchio importante commercializzato dall'azienda Avenoso. Altra visione del parco macchine che siamo andati a vedere in questi giorni, ed ecco proprio sulla strada provinciale lo trovate. Visione della villa comunale per passare ad altro, andiamo in giro per Cittanova
siamo in piazza San Rocco, dove c'è un'hamburgeria importante, 1840, è una data importante perché? Perché è la datazione di questo palazzo straordinario dove risiedeva un tempo una principessa, è stato trasformato in una paninoteca, hamburgeria decisamente importante. Guardate l'arredo all'interno, quanto è bello, è veramente quello è un passaggio, un tocco al cuore, un tuffo vero per quanto riguarda la nostra storia. Il telefono SIP, insomma, ma e quello è solo un dettaglio dell'arredo. Dall'interno di 1840, l'hamburger più buono di Calabria e non solo. Paninoteca, birreria, e punto di riferimento per giovani e non solo, su Cittanova, sulla piazza San Rocco. Altre visioni all'interno del locale, che lo trovate nella centralissima piazza San Rocco, 1840. La scelta vostra è anche ampia per quanto riguarda il liquorino da accompagnare una splendida cena in giovanile o in compagnia, come voi preferite, giovani e compagnia è meglio. Ancora visione all'interno di questo antico palazzo, palazzo signorile, e questo è l'esterno, 1840, hamburgeria, pub a Cittanova, villa comunale ancora, fiore all'occhiello, gioiellino di Cittanova. Ci siamo spostati, andiamo per mobili, eccoci un altro locale importante, Homestyle, si chiama così, andiamo all'interno e trovate il mobile non di tutti i giorni, ovviamente un arredo particolare, ricercato per tutti quelli che amano le cose importanti e particolari che state vedendo in questo momento, moderno in questo caso, con questa stanza da letto, ma vi offriamo altro, andiamo all'interno, un'altra camera da letto, stile moderno. Anche questo è una visione ricercata di mobili di alto pregio, come vedete in questo momento, guardate, tutto fatto a mano. Ancora altro, perché ci spostiamo in un altro settore di questo mobilificio importante di Cittanova. Eccoci con questa cucina, anche qui stile moderno, guardate il piano cottura predisposto per questa cucina importante. Ancora visione interna, siamo sul lavabo della cucina, ecco, forno e microonde insieme, poi una cameretta che vi propone nel vasto showroom che trovate all'interno dei locali ampi, dove potete apprezzare decisamente quanto di buono potete scegliere per la vostra casa. Questa è una credenza particolare, stile decisamente moderno che accarezza un liberty importante. Ecco, visione anche del dettaglio di quello che uno può apprezzare e vedere in un mobile sistemato in casa di questo tipo, di questa qualità soprattutto. Ancora una cucina, altro stile, sempre moderno ma colore completamente diverso, con un design decisamente accattivante, ideale per famiglia, ecco, è una casa, per una casa importante anche. Visione da dietro della vetrina e ci siamo sempre sul centro, siamo sul vicino al municipio, anzi proprio all'esterno del municipio, per spostarci da 8-bit informatica e tutto quanto concerne l'informatica, la telefonia, l'allarme, la videosorveglianza, antenne TV, reti LAN, poi impianti elettrici privati e aziendali. Insomma, sul Corso Italia numero 68 a Cittanova trovate questa azienda che è un punto di riferimento anche per quanto riguarda la rivendita di televisori, non solo telefonia, come in questo caso, dal più economico a quello più costoso, anche ricariche, insomma tutta l'assistenza che voi apprezzerete nella sua totalità. Eccoci ancora all'interno del locale, trovate nel centralissimo Corso Italia, al centro, proprio nel cuore di Cittanova. Fastweb, una delle tante aziende come Liken e Tim che vengono trattate all'interno di questo locale, e tutti gli accessori per i computer. Eh sì, poi se vi accolgono tre ragazze così, con tanto di sorriso, va ancora bene. 8-bit a Cittanova.
Eccoci tornati in diretta, messa che comincerà alle 10.30, vero? 30, sì, puntuale, sì, sì. Sarà Don Giuseppe Borelli. Giuseppe, celebrerà Don Giuseppe, sì. Parliamo un attimo di queste varette, insomma, che sono rimaste un po' nel cuore. Dopo quella puntata di Radici, nel periodo pasquale, è un rito particolare, è decisamente bello, ma straordinarie sono loro. Beh, abbiamo detto quello che c'era da dire, lo possiamo ripetere, sono delle opere d'arte straordinarie, effettivamente. La novità bellissima che ti do, la do in diretta, che alcune di queste statue sono già state restaurate ed è prossima proprio il restauro completo di più o meno di tutte le statue, quindi riavremo un patrimonio culturale che la comunità cittadinovese potrà esibire al mondo intero, perché si tratta veramente di opere d'arte uniche nel loro genere e che sono dei veri capolavori e che vengono utilizzati da noi per le celebrazioni di Pasqua, ma sono effettivamente delle opere d'arte che meritano di essere visitate. Non a caso il Museo delle Varette è spesso meta di parecchi visitatori e anche il FAI ha promosso molto questa struttura, ha formato delle guide ed è un... cioè, le varette non piacciono solo a te effettivamente, quindi dobbiamo dire che è una cosa, è un vanto per Cittanova. Si sta lavorando tutti insieme per renderle ancora più fruibili, per renderle più belle. Ripeto, il restauro di alcune di esse è stato completato ed è in programma il restauro completo di tutte le statue, e sarà veramente una cosa bella per Cittanova e un traguardo anche per Don Giuseppe, che vuole, come dire, dare un segno al suo ministero sacerdotale, e questo forse è il segno più tangibile che lui intende lasciare a Cittanova. Allora, vogliamo spiegare anche ai nostri telespettatori, a coloro i quali non avranno mai visto queste opere, che sono momenti della passione del Cristo, quindi sono queste, rappresentano ciò. La passione di Gesù, di Nostro Signore, è descritta per statue, per monete, dal primo momento. Noi l'abbiamo, cioè Telemia è stata forse l'unica emittente che ha dedicato un servizio molto ampio, le abbiamo descritte minutamente dalla prima all'ultima insieme a te, e quindi è la descrizione, ma è molto, come dire, è la drammatica descrizione di tutto quello che ha patito Gesù Cristo fino ad arrivare al momento estremo dopo la crocifissione. E c'è in effetti, non a caso, la più bella delle statue nel comune sentire di tutti noi è la Pietà, quando poi la mamma, insomma, ha tra le braccia, raffigurata anche da Michelangelo, raffigurata, sì, è stata tra l'altro la prima ad essere restaurata, e oggi è, come dire, restituita al suo antico splendore, ed è veramente un'opera d'arte che merita di essere, come tra dire, le più belle, studiata, tra le più belle assolutamente, ma anche per il significato, perché tu che le hai viste da vicino hai visto come straordinaria fattura intanto delle opere, perfetto, sono di come i Biancardi, padre e figlio, abbiano reso, ma tutto, il minimo particolare, il Golgota è straordinario. Perfetto, ma tutte sono, noi, io ho detto la Pietà perché, come dire, sul piano del sentimento è quella che più colpisce, certo. Però tutte le statue sono una più bella dell'altra, i particolari, tu hai visto anche la muscolatura, la nervatura dei singoli, gli sguardi, il volto, sono tutte veramente opere d'arte eccezionali, forse poco valutate finora, ma è, come dire, è un momento in cui si sta rivalutando questo immenso patrimonio artistico e sarà senz'altro posto alla fruizione di tutti. Pasquale, abbiamo citato Don Giuseppe Borelli e dobbiamo cedergli la linea, perché è il momento della Santa Messa, lui è puntualissimo e siamo alle 10.29, quindi siamo già dentro all'interno e della Chiesa. Andiamo a seguire ossequiosamente la sua parola. Ci ritroveremo dopo la Santa Messa qui dalla piazza. Regia, andiamo in chiesa. Thank you.
eccoci all'interno della chiesa. Un lebbroso a Gesù: se vuoi purificami, queste sono le parole del Cristo. Forse potrebbe sorprendere ritrovare in un testo antico come il Levitico, oggi proposto dalla liturgia, temi vicini a noi, quale può essere quello della emarginazione sociale, di cui c'è una grande stretta attualità di ciò. Il lebbroso che la tradizione di Israele considera alla stregua di un morto, di un cadavere ambulante, era obbligato dalla legge durante tutto il tempo della sua malattia, che durava quasi fino alla morte, a non accedere ai villaggi, a vestire in un certo modo, a coprirsi la barba, a gridare alla vista di una persona immondo, immondo, al fine di farsi evitare. Gesù invece, incarnando una logica accogliente e davvero inclusiva, supera le norme esistenti rispetto agli emarginati, tocca il lebbroso, lo guarisce e lo reintegra nella vita civile. E la liturgia di oggi sta per cominciare la Santa Messa, la linea può andare direttamente in chiesa. Signore, nulla è pari a te, ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per noi. Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci accostiamo con fiducia all'altare del Signore, sapendo bene che il suo amore è più grande del nostro peccato. Con questa fede invochiamo il perdono delle nostre colpe. Signore, tu restituisci al peccatore la dignità di figlio di Dio. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, solo tu puoi risanare completamente le ferite del peccato. Abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu solo conosci veramente le ricchezze e le miserie del nostro cuore. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Risanaci, o Padre, dal peccato che ci divide e dalle discriminazioni che ci avviliscono. Aiutaci a scorgere anche nel volto del lebbroso l'immagine del Cristo sanguinante sulla croce, per collaborare all'opera della redenzione e narrare ai fratelli la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto. Velato fino al labbro superiore, andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo
a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio. Profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi guarirmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù
non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Con questa domenica, che è la sesta del tempo ordinario, chiudiamo un ciclo liturgico, perché sappiamo tutti, mercoledì sarà mercoledì delle ceneri, domenica prossima sarà la prima domenica di Quaresima. Riprenderemo il tempo ordinario subito dopo Pentecoste, quindi immaginate verso giugno più o meno. E guardate, vi ho sempre detto che nel mondo di Dio, quindi nel mondo dello spirito, non avviene nulla a caso, ma c'è un filo rosso che il Signore ci fa vedere per indicarci la strada, il percorso che dobbiamo fare per arrivare a casa. Guardiamo insieme questa liturgia meravigliosa di questa domenica. Prima lettura. Mi fermo un attimo per prepararci un po' al Vangelo. È preso dal libro del Levitico. Chi conosce la Bibbia sa che il libro del Levitico è uno dei cinque libri che compone il Pentateuco, quella che noi chiamiamo la Torah, la legge ebraica, ed è dato ai Leviti, ecco il titolo, i sacerdoti del tempo, per indicare un po' le norme liturgiche, igieniche, il modo di comportarsi, soprattutto nei riguardi di Dio. In questo libro del Levitico c'è qualcosa che di un'attualità che fa spavento, e cioè il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno è lebbroso, deve comportarsi in questo modo. Prima cosa, porterà vesti strappate. Secondo, il capo scoperto. Terzo, velato fino al labbro superiore. Quarto, per indicarsi, se qualcuno non capiva questo, dirà gridando appena qualcuno si avvicina: impuro, impuro. C'è una persona che ormai è un morto vivente, è segregato dalla famiglia, è segregato dalla società, è il classico emarginato. Il lebbroso è l'emarginato del tempo. Questa è la premessa. Andiamo al Vangelo. Immaginate Gesù che cammina sul marciapiede, ha gente accanto a sé, vede arrivare un signore col vestito strappato, col capo scoperto, col velo che copre la bocca, e che grida: immondo, immondo. Gesù non cambia strada. Gesù si presenta di fronte al malato perché vuole che il malato capisca che Gesù è con lui, che Gesù non emargina, che
che Gesù non crea steccati, che lui è venuto per portare la purificazione e la liberazione di tutti, prescindendo dal colore della pelle, prescindendo dalla cultura, prescindendo dall'etnia, prescindendo dalla salute, prescindendo dalla posizione sociale, prescindendo da tutto. Lui è venuto a salvare l'uomo, senza aggettivi qualificativi. E quest'uomo si avvicina. Guardate un po' la frase semplicissima. Si mette in ginocchio e dice: se vuoi, puoi purificarmi. Se vuoi. Questo se vuoi è il più grande atto di fede che si possa fare. Penso che tutti noi ci siamo sentiti male qualche volta, no? Non ci siamo mai avvicinati a una persona a dire: se vuoi puoi guarirmi. Questo lebbroso ha davanti agli occhi un uomo, e dice: se vuoi. Dunque riconosce che quell'uomo è Dio, perché solo Dio può guarire. Un atto di fede immensa. E il Signore che cosa ha? Guardate la sequenza dei verbi, la sequenza dei verbi che rivelano in quelli che guardano ai presenti come un pugno nello stomaco proprio, che deve far male, perché deve risvegliarci. Primo, ha compassione. La compassione è qualcosa che non parte di qua, ma parte dalle viscere. Patisce con. Secondo, era proibito toccare queste persone. Si rischiava di diventare impuri, non solo di prendere la malattia, ma diventare impuri. Tese la mano e lo toccò. Dio non guarisce per decreto. Dio guarisce con una carezza. Dio è amore e solo con l'amore può guarire. E dà la risposta. Aveva detto: se vuoi. Risposta: lo voglio. E qui richiamiamo, soprattutto per noi grandi, una domandina del catechismo che abbiamo dimenticato, forse non la insegniamo più. Perché Dio ci ha creato? Per conoscerlo, amarlo, servirlo qui e poi goderlo, goderlo, la gioia. Dio non ci ha creato per la malattia, Dio non ci ha creato per la sofferenza, Dio non ci ha creato per la morte, Dio ci ha creato per la gioia. Lo voglio, lo voglio. Dimostra che questo Dio in Gesù Cristo si è manifestato nella pienezza del suo amore. E la lebbra scomparve e l'uomo è guarito. E gli ingiunge: l'uomo ti aveva cacciato dalla società, ti aveva emarginato, aveva fatto così che tutti ti mandassero via dalla loro presenza. Vai e fatti reinserire, perché noi siamo nati per vivere in una comunità, siamo nati per vivere la comunione. Non vi accorgete che adesso siamo tutti ammalati di individualismo? Perché non andiamo più a creare comunità?
perché non viviamo più tra noi in comunione? E Gesù dice: vai a farti reinserire, senza nient'altro, senza nient'altro. Qualcuno può dire: è duro Gesù. No, no, io mi sono domandato sempre, quando uno ama, non ama per. Gesù Cristo non fa il miracolo per convertire, per fare proseliti, nemmeno per farci cambiare. Gesù Cristo ama, punto. Siamo noi che amiamo per, e allora non è amore, non sappiamo amare. Perché quando si ama per, è l'interesse che prevale. Non prevale l'amore, ma l'interesse. E Gesù Cristo gli fa capire che per lui è l'amore che prevale. Ecco allora, iniziamo la Quaresima. Guardate, questo lebbroso, col suo avvicinarsi a Gesù, ci presenta due insegnamenti. Primo, avere fede. Avere fede, avere fede, perché Dio vuole solo e sempre il nostro bene, se vuoi, se vuoi. E Gesù ci dirà sempre: lo voglio. Secondo, capire che amare significa essere totalmente disinteressati. Amare per non vale niente. E oggi abbiamo un esempio pratico. Oggi siamo all'11 febbraio, è la giornata mondiale del malato. Quante cose dovremmo pensare. Oggi è della Madonna di Lourdes e Papa Giovanni Paolo II ha voluto che il giorno della Madonna di Lourdes ci ricordassimo dei malati, non per fare memoria, ma per dare amore. Perché ricordiamoci, è vero che le medicine ci curano, è vero che i medici ci curano, è vero tutto quello che volete, ma se manca l'amore, manca tutto, manca tutto. Perché la vita è sinonimo dell'amore. Se c'è amore, c'è vita. Se non c'è amore, c'è morte. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come il lebbroso
Anche noi supplichiamo il Signore perché guarisca l'umanità dalle ferite che ancora oggi la attanagliano. Preghiamo insieme dicendo: vieni il nostro aiuto, Signore. Vieni il nostro aiuto, Signore. Per la Chiesa, perché si mostri madre di misericordia verso tutti coloro che soffrono a causa della solitudine, dell'abbandono, del disagio economico e morale. Preghiamo. Vieni il nostro aiuto, Signore. Per i malati di lebbra, perché la scienza medica, insieme alla solidarietà internazionale, non lasci mancare il soccorso possibile e necessario, preghiamo. Vieni il nostro aiuto, Signore. Per le nostre comunità cristiane, perché promuovano la riconciliazione tra le generazioni e le classi sociali con la forza dell'amore, che vince ogni violenza e apre gli animi alla speranza, preghiamo. Vieni il nostro aiuto, Signore. Per noi che partecipiamo alla mensa eucaristica, perché ci lasciamo educare da questa esperienza di comunione e di fraternità, alla solidarietà e condivisione con ogni persona, preghiamo. Vieni il nostro aiuto, Signore. O Padre, risplenda per noi la luce della Tua parola. Sostienici con la forza del Tuo Spirito perché le nostre opere Ti rendano gloria per mezzo del Tuo Figlio Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli. Oggi, 11 febbraio, ricorrono i 160 anni dalle apparizioni di Lourdes. La Vergine Santa si mostrò alla giovane Bernadette Soubirous, presentandosi ad essa con il titolo di Immacolata Concezione, confermando di fatto quanto era definito come dogma dal beato Papa Pio IX appena 4 anni prima, eravamo nel 1854. La presenza di Maria a Lourdes è stata fin dal primo momento grazie anche alla testimonianza semplice e bella, ma allo stesso tempo faticosa e travagliata di Bernadette, legata al fiducioso affidamento che i fedeli fanno della propria vita a lei, madre del Signore, per consegnarle le proprie sofferenze, i propri dolori, le proprie malattie, sia fisiche che spirituali. Fin dai primi tempi, numerosissimi pellegrini, alcuni di essi colpiti da gravi infermità, hanno raggiunto la città francese. È stato principalmente questo il motivo che ha spinto Papa Giovanni Paolo II a disporre che, a partire dal 1993, la memoria della Vergine di Lourdes divenisse giornata mondiale del malato. Quest'anno siamo alla 26ª edizione. Il tema: Ecco tuo figlio. Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. L'invocazione a Maria, salute degli infermi, manifesta con forza la fede nel potere della Vergine di guarirci dai nostri mali. In effetti Maria è corredentrice del genere umano e la grazia della redenzione si estende su tutte le fragilità della condizione umana, conseguenze del peccato.
dono d'amore, Signore, benedetto sei tu. Pregate, sorelle e fratelli, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voci unanime l'inno della tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Roberto, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo lo hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Girolamo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo,
con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiate un segno di pace. Pace con te. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo mi custodisco per la vita eterna. Sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Corpo
facciamo. Thank you.
preghiamo. Signore, che ci hai nutrito al convite eucaristico, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso, prima dell'esposizione, un minuto di pazienza. Vi ricordo, mercoledì sarà mercoledì delle ceneri. Per noi che abbiamo una certa età è digiuno e astinenza. Ma il digiuno dovrebbe essere di qualcosa di interiore più che di esteriore. Sappiamo che quello che entra dalla bocca non fa niente, dice il Signore, ma è quello che esce che rovina tutto. Quindi il digiuno lì sta. Poi vi ricordo, ogni venerdì noi faremo la Via Crucis. E mi permetto di rifare la stessa intenzione di ogni anno. Per i matrimoni giovani, che sono alla vigilia dello scoppio. Oggi abbiamo pregato per i malati, ma la mia preoccupazione non sono gli ammalati a letto, sono gli ammalati qua dentro. Preghiamo la Madonna che sia lei a intercedere perché i nostri giovani sposi, sia quelli già, sia quelli che diverranno, arrivino al matrimonio maturi, e capiscano cos'è il matrimonio, che non è una passeggiata in bicicletta. Ma quando si viene all'altare, si viene a celebrare l'Eucaristia. Nell'Eucaristia c'è la morte, la sepoltura e la risurrezione. Non li dimentichiamo mai queste tre cose. Anche nella vita matrimoniale dobbiamo avere il coraggio ogni tanto di morire, di farci seppellire, perché sappiamo che il Signore ci farà sempre risorgere. Adesso facciamo l'esposizione, poi affiggeremo alle porte gli orari, perché vorrei che questa Quaresima, ne abbiamo parlato Don Salvatore, sia una Quaresima di preghiera, quindi una Quaresima eucaristica. Faremo l'esposizione del Santissimo nei giorni e negli orari stabiliti in tutte le nostre chiese: Matrice, Rosario, San Rocco, San Cosma, Sacra Famiglia, perché tutti si possa avere la possibilità di andare a pregare. Solo la preghiera salverà il mondo. Thank you.
qui davanti a me, oh mio Signore, nella tua grazia trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in te, a vivere in te, fonte della vita, adoro te, Trinità infinita, i miei canzoni leverò su questo santo suolo, alla presenza tua mi prostrerò. Mio così la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Giuseppe Borrelli, e torneremo da qui a poco in esterno, anche se il tempo è diventato inclemente, sta piovigginando su Cittanova, temperatura che si è ancora abbassata. La linea va alla regia, torneremo dopo. A Venoso in Cittanova sulla via provinciale, Skoda, ma non solo, e plurimarche, Volkswagen, marchio importante anche questo, commercializzato dalla nota azienda di Cittanova, e con l'interno del nuovo Golf, e poi questo altro gioiello di SUV, produzione indiana, prezzo qualità decisamente importante e accessibile. Visione laterale di questa auto che sta andando per la maggiore, a dire il vero. Mahindra è marchio e nome che sta prendendo una abbastanza gamma di mercato, e con l'interno di questa, di questo SUV importante che è disponibile da Auto a Venoso, così come altri marchi come Lancia, in questo caso tutto Fiat, Lancia, Audi, Skoda, ovviamente Volkswagen. Siamo all'esterno del parco macchine, eccolo qui, che trovate a Cittanova, Automercato a Venoso. Ci siamo spostati, siamo nella piazza San Rocco, 1840, e una hamburgeria, pub decisamente importante ed imponente, anche il palazzo che, di cui è stata ubicata
questo servizio, palazzo principesco davvero, vedete gli interni con qualche cimelio antico come nel caso del telefono a gettoni, ma quello è solo un dettaglio. E poi ecco 1840, data di creazione di questo fabbricato, che è stato restaurato dopo il terremoto del 1783. Ecco, all'interno di questa paninoteca, pub e hamburgeria, che offre il meglio per quanto riguarda questi servizi accurati, così come anche il servizio bar che si trova all'interno. Altra visione del bar, con tanto di assortimento di liquore, ma non solo, ovviamente aperitivo, quello che preferite. Ecco all'interno ancora dei locali, questo restare invece 1840 in piena piazza San Rocco a Cittanova. Visione sulla villa prima di andare da quest'altro negozio importante, eccolo qui, mobili, arredamenti, on style. Eccoci all'interno, dove trovate il meglio per quanto riguarda la produzione di mobili, in questo caso camera da letto, decisamente un design accattivante, particolare, ultramoderno, pezzi pregiati devo dire, perché non è usuale trovare dei mobili così, come dire, fuori dalle righe, ma decisamente quasi unici, ecco, questo è il termine giusto. Vedete il design di questo comodo per questa camera da letto che vi viene proposta in questa vetrina che abbiamo predisposto in questa mattinata insieme alla Cittanova, così come questa cucina, anche questo ha un design moderno, e anche il piano cottura, stessa rilevanza, del resto si accosta molto bene a quanto è il design principale di questa cucina che trovate all'interno del vasto showroom. Ecco camerette, come in questo caso ne abbiamo scelta una, questa colore arancio, si abbina a un ambiente giovanile ovviamente per i bimbi, ma camere anche per i più cresciutelli. Poi altre cose particolari come questa credenza, possiamo definirla così, stile anche questo particolare, abbinabile a un ambiente sia moderno che antico, sta bene davvero dappertutto. Certo, sono pezzi e cose che debbono piacere, come anche questa cucina, guardate non solo le rifiniture e il design, ma anche i piccoli particolari, si accostano i due forni, quello a microonde e il forno normale, così come quest'ampio piano di lavoro vicino al lavello. Siamo spostati di qualche metro da 8 bit, siamo sul Corso Italia a Cittanova. Telefonia, informatica, allarmi anche, videosorveglianze privata e pubblica, ed ancora antenne TV, reti LAN, impianti elettrici per privati e aziendali. E sul Corso Italia a Cittanova, telefonia che la fa per la maggiore, anche perché conoscono il locale gran parte per questo tipo di servizio, ma offre tanto altro, come stiamo scoprendo, ecco per esempio tutti gli accessori per i vostri PC e non solo, anche marchi importanti come questi servizi come Fastweb, Team, Liken, eccetera. 8 bit informatica e telefonia SAS sul Corso Italia a Cittanova, e il sorriso smagliante delle tre commesse che ci hanno accolto. Dire
ci siamo dovuti trasferire all'interno della nostra regia, perché fuori sta piovendo a dirotto, e quindi abbiamo trovato in qualche modo riparo nella regia mobile, giusto il tempo per quasi congedarci da Città Nuova. Volevo solo, se riesco, a darvi i titoli importanti per quanto riguarda le pagine dedicate alla provincia di Reggio Calabria. Andiamo meglio, ecco, grazie Antonio Riggio che mi dà una mano, anche il regista di questa puntata. Andiamo sulle pagine regionali. Vedete, Pastore assassinato con una fucilata al volto. Il corpo senza vita di Bruno Muratore, 66 anni, trovato in un uliveto al confine tra Varapodio e Oppido Mamertina. L'uomo era libero da pochi mesi dopo aver scontato 18 anni per l'omicidio di Giuseppe Madafferi. Notizia che vi abbiamo dato, anticipato prima con la prima pagina. Questo è il dettaglio di questo articolo a firma di Francesco Altomonte. Si parla appunto di vendetta, ma resta il punto di domanda. E poi l'arresto eccellente avvenuto in Romania. I familiari sostenevano che era morto, invece è stato arrestato in Romania. Pasquale Ariganello di Rosarno era sparito dal 2011, ora si attende l'estradizione. E poi quanto è avvenuto a Stilo, eccolo qui: intimidazione a un consigliere, colpi di pistola contro l'auto, presa di mira la vettura dell'avvocato Vincenzo Sorgiovanni, il figlio del nostro collega Franco. Vincenzo e a Franco va l'affetto della nostra redazione, il mio personale ovviamente, e la vicinanza anche per questo fatto riprovevole che è accaduto a Stilo. Il danneggiamento compiuto ieri in via Magotti, poco prima dell'alba. Vincenzo Sorgiovanni è consigliere comunale di minoranza, eletto nella lista per la rinascita di Stilo. E poi la paura che è arrivata, ma quando si tratta di terremoto in Calabria c'è davvero ad avere paura. Scossa 3.7 Richter in Aspromonte, alle 13.16 il terremoto localizzato tra i comuni di San Roberto e Sant'Alessio nel Reggino. Il sisma suona la sveglia nello stretto, il titolo basso, vedete, la terra ha tremato fino a Messina alle 14.47, il richiamo con una magnitudo 1.7, quindi una mini sequenza al largo di Milazzo, poi per scosse di assestamento con una scossa che è stata medio alta, dobbiamo dirlo, 3.7, avvertita non solo nell'area circostante ma anche nel Vibonese, quindi ha avuto come dire, una ripercussione, un'onda che è riuscita ad arrivare anche abbastanza lontano per via della profondità che non è stata molto molto alta, insomma intorno ai 18 km. Tutta l'area resta sotto osservazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quindi c'è un monitor continuo per capire cosa sta avvenendo. Due regioni ballerine, appunto quelle definite tra Calabria e Sicilia, ballano su faglie inquiete. Le strutture geologiche che attraversavano queste due regioni sono tutte attive, schiacciate in mezzo a due grandi zolle, quella africana e quella euroasiatica. Mi pare di non avere altre notizie importanti da darvi, se non quella che ci ritroveremo oggi pomeriggio intorno alle 14.30 per Domenica in Campo. Io sarò in quel di Siderno per seguire Siderno Amantea, campionato d'eccellenza, ma avremo tutti i campi collegati praticamente dalla Serie D fino alla prima categoria. La chiudiamo qui la nostra puntata di oggi, non prima però di rendervi elotti delle altre aziende che ci hanno dato una mano per realizzazione di questa puntata su Domenica in Piazza. Quindi la linea può tornare Antonio Riggio, che ringrazio per avermi assistito sia in regia e per l'assistenza arrivata anche all'interno del furgone nostro in regia, e a Stefano Marra che reduce, si fa bene, è il caso di dirlo, da Sanremo, ha dormito pochissime ore ed è tornato qui con noi per guidare le nostre telecamere. È tutto, buona domenica e buon proseguimento di giornata. Cominciamo dalla torrefazione Canizzaro, che è stata fondata a Piacenza nel 1960. Successivamente dal 1970 la ditta si è trasferita a Cittanova, provincia di Reggio Calabria, dove tuttora opera. L'azienda, ristrutturata ed è ampliata con moderne attrezzature, si è impegnata a migliorare le proprie miscele, garantendo in tal modo la costanza del proprio lavoro alla sua esigente clientela, ubicata prevalentemente nella regione Calabria, con i punti vendita anche in alcune località del centro e nord Italia.
Inoltre l'azienda da circa 3 anni ha iniziato la produzione e la relativa commercializzazione di cialde per macchine da caffè espresso bar, ottenendo anche in questo settore dei significativi risultati. Tutte le partite di caffè crudo, prima di essere lavorate e successivamente offerte al consumatore finale, vengono attentamente vagliate ed assaggiate. La verità ed il costante controllo qualitativo dei caffè utilizzati provenienti dalle più rinomate zone di produzione ha consentito di preparare nuove miscele per la linea bar, composte prevalentemente da caffè della tipologia arabica, che rappresentano il fiore all'occhiello dell'azienda. Ecco il caffè Cannizzaro, quello che vi abbiamo appena presentato a Cittanova, in pieno centro, è un marchio di assoluta qualità. Miscele di ogni tipo, miscela extra bar, come anche il decaffeinato in cialda, come avete appena visto. Eccovi l'etichettatura straordinaria e raffinata, ma quel che conta ovviamente è quanto c'è all'interno. Macchinette che vengono date in comodato d'uso, ed eccovi, come vi dicevo, dolce amaro, il decaffeinato. All'interno dell'azienda ancora qualche scorcio. La produzione che abbiamo trovato noi, pieno regime, del caffè Cannizzaro. La LS Edilizia opera nel settore edile, commercializza cementi, calce, malte premiscelate, laterizi, tegole e coperture varie, lastre sotto coppo e sotto tegola, lucernari, finestre per mansarde, prodotti chimici e tecnologie per l'edilizia, manufatti in cemento e tutto ciò che possa servire per la costruzione della tua casa. Siamo un'azienda in costante evoluzione che, grazie alla professionalità del suo staff operativo e alle collaborazioni con le migliori aziende del settore, riesce ad offrire prodotti e servizi sempre all'avanguardia. Prodotti importanti come additivi chimici per l'edilizia, attrezzi per l'edilizia, blocchi laterizio, calce per intonaco, calcestruzzo e ancora tanto ancora, come la distribuzione anche del pellet. I marchi stessi parlano per noi, come per esempio Eclisse, Fassa Bortolo e poi Isocoppo, Isotec, Mapei e tanto altro. Vedete esempio in questo momento il pietrisco, oppure qualcosa per mettere all'esterno sia sul pavimento che sui muri delle case di gran lusso, e poi ancora legname e quant'altro, per tutto per l'edilizia. Ecco ancora un esempio del nostro grande magazzino, dove trovate davvero di tutto, come queste travi per rifiniture e poi le tegole che dicevamo prima. Eccole qui, tutti i tipi, per ogni misura, tetto sempre all'avanguardia e soprattutto sicuro. LS Edilizia, SAS di Loprevite AEC, in Contrada Vutamo a Cittanova. Ancora momenti di fase lavorativa dell'azienda di gran pregio LS Edilizia di Loprevite a Cittanova. Ecco l'ingresso, trovate la strada provinciale che unisce Rizziconi con Cittanova. Ci differenziamo. Compassione. Ecopiana. Andiamo a volare più. Differenziamoci. Thank you.
Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Cominciamo dalla torrefazione Cannizzaro, che è stata fondata a Piacenza nel 1960. Successivamente, dal 1970, la ditta si è trasferita a Cittanova, provincia di Reggio Calabria, dove tuttora opera. L'azienda, ristrutturata ed è ampliata con moderne attrezzature, si è impegnata a migliorare le proprie miscele, garantendo in tal modo la costanza del proprio lavoro alla sua esigente clientela, ubicata prevalentemente nella regione Calabria, con i punti vendita anche in alcune località del centro e nord Italia. Inoltre l'azienda da circa 3 anni ha iniziato la produzione e la relativa commercializzazione di cialde per macchine da caffè espresso bar, ottenendo anche in questo settore dei significativi risultati. Tutte le partite di caffè crudo, prima di essere lavorate e successivamente offerte al consumatore finale, vengono attentamente vagliate ed assaggiate. La verità ed il costante controllo qualitativo dei caffè utilizzati provenienti dalle più rinomate zone di produzione ha consentito di preparare nuove miscele per la linea bar, composte prevalentemente da caffè della tipologia arabica, che rappresentano il fiore all'occhiello dell'azienda. Ecco il caffè Cannizzaro, quello che vi abbiamo appena presentato a Cittanova, in pieno centro, è un marchio di assoluta qualità. Miscele di ogni tipo, miscela extra bar, come anche il decaffeinato in cialda, come avete appena visto. Eccovi l'etichettatura straordinaria e raffinata, ma quel che conta ovviamente è quanto c'è all'interno. Macchinette che vengono date in comodato d'uso, ed eccovi, come vi dicevo, dolce amaro, il decaffeinato all'interno dell'azienda, ancora qualche scorcio. La produzione che abbiamo trovato noi, pieno regime, del caffè Cannizzaro. La LS Edilizia opera nel settore edile, commercializza cementi, calce, malte premiscelate, laterizi, tegole e coperture varie, lastre sotto coppo e sotto tegola, lucernari, finestre per mansarde, prodotti chimici e tecnologie per l'edilizia, manufatti in cemento e tutto ciò che possa servire per la costruzione della tua casa. Siamo un'azienda in costante evoluzione che, grazie alla professionalità del suo staff operativo e alle collaborazioni con le migliori aziende del settore, riesce ad offrire prodotti e servizi sempre all'avanguardia. Prodotti importanti come additivi chimici per l'edilizia, attrezzi per l'edilizia, blocchi laterizio, calce per intonaco, calcestruzzo e ancora tanto ancora, come la distribuzione anche del pellet. I marchi stessi parlano per noi, come per esempio Eclisse, Fassa Bortolo e poi Isocoppo, Isotec, Mapei e tanto altro. Vedete esempio in questo momento il pietrisco, oppure qualcosa per mettere all'esterno sia sul pavimento che sui muri delle case di gran lusso, e poi ancora legname e quant'altro, per tutto per l'edilizia. Ecco ancora un esempio del nostro grande magazzino, dove trovate davvero di tutto, come queste travi per le finiture e poi le tegole che dicevamo prima. Eccole qui, tutti i tipi, per ogni misura, tetto sempre all'avanguardia e soprattutto sicuro. E l'S Edilizia, SAS di Loprevite AEC, in Contrada Vutamo a Cittanova. Ancora momenti di fase lavorativa dell'azienda di gran pregio, LS Edilizia di Loprevite a Cittanova. Ecco l'ingresso, trovate la strada provinciale che unisce Rizziconi con Cittanova. Ci differenziamo. Compassione. Ecopiana. Diamo valore di più. Differenziamoci.